Papa Francesco è al Gemelli, qui alle mie spalle, il Policlinico Gemelli di Roma, arrivato alle 11.23. A questo proposito abbiamo le immagini girate dal nostro Daniele Di Francesco che mi sta accompagnando. Ecco le immagini che vedete, il Papa è arrivato, erano le 11.23, ha impiegato circa 10 minuti ad arrivare dal Vaticano, è arrivato con, accompagnato naturalmente dagli uomini della sicurezza, un corteo comunque piuttosto breve, auto, motociclette, vetri scuri, alzati, non c'è stato nessun tipo di contatto con tanti giornalisti che lo aspettavano, anche all'ingresso giornalisti che ora sono qui per documentare tutto quello che avverrà oggi e nei prossimi giorni, dato che si parla di un ricovero non breve. Allora la domanda è: cosa ha il Papa, cosa viene a fare? A questa domanda risponde il comunicato che è stato diffuso circa alle 10 dal direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Si parla di un intervento che il Papa deve eseguire, un intervento chirurgico in anestesia generale di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Un'operazione concertata con la sua equipe medica si è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi suboclusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. In sostanza, cerchiamo di spiegare un po' di cosa si tratta senza essere troppo sommari, è un'ernia addominale che si sviluppa sulla cicatrice di un precedente intervento, una porzione di intestino che fuoriesce dalla sua sede, dalla parete addominale, e va lì ricollocata. Il Papa sarà operato nel primo pomeriggio e il portavoce vaticano Matteo Bruni prevede un aggiornamento, preannuncia un aggiornamento quando l'operazione sarà eseguita. Parliamo comunque del pomeriggio. Ricorderete che ieri Papa Francesco aveva eseguito degli accertamenti clinici, sempre qui al Gemelli, in una struttura diversa, il CEMI, Centro Medicina Invecchiamento, non l'ala dell'edificio alle mie spalle, e evidentemente accertamenti che preparavano l'operazione di oggi.